poniamo agli altri, che non è un pensiero universale, ma è una chiave di lettura, sempre una chiave di lettura. Perfino per lo stesso artista, dopo un periodo di tempo, la chiave di lettura si modifica perché il quadro si trasferisce nel tempo e nello spazio, pur rifacendosi sempre alla sensibilità dell'artista. Bene. Allora, in questo caso noi oggi, come tutti potete vedere, presentiamo un grande maestro della storia dell'arte e di questo grande maestro presentiamo subito, di Manet, presentiamo subito un'opera importante, forse una delle più contestate, è La colazione sull'erba, Le déjeuner sur l'herbe. Quello che vediamo è un pittore che viene collegato al gruppo degli impressionisti. È il momento in cui l'impressionismo infiamma, l'interesse dell'impressionismo è esteso a tutti gli artisti. La natura di scappare da quello che è la figurazione, così come si dà nella realtà, e appoggiarsi invece a quelli che sono gli elementi che sono stati della fisica, di Newton, della luce, dei colori, dell'alternarsi dei colori. Non si usa più il bianco e il nero, ma si usa il caldo e il freddo per rappresentare la luce e l'ombra, no? Quindi inizia un processo cromatico dove la pittura, anche grazie alla fisica, trova una sua libertà, una sua rinnovazione nella rappresentazione stessa. Ecco, questa è già una chiave di lettura nel cambio che rinnova lo spirito della visione. Ecco, già in lui, anche in questo quadro, che rappresenta, si può dire, qualche cosa di reale, ma non è più una foto, non è più una condizione riferibile, come potevamo incontrare nel passato, a una realtà vera, ma è una realtà interpretata dove la struttura è la stessa, però cambiano tantissime cose. Difatti è comunque un riferimento, se vogliamo vedere, anche a un grande maestro, che poi è il Giorgione, ma adesso lo spieghiamo. Okay? Quindi questi impressionisti, che innamoravano tutti dal punto di vista della velocità, il quadro non assumeva più l'importanza della riproduzione della realtà, ma diventava un elemento scientifico per studiare l'effetto della luce sugli oggetti, sulla realtà, sulle cose, sul volto di una figura o su un paesaggio. Ecco. Ma questo doveva essere svolto in 10 minuti, 15 minuti. Un'opera pittorica dell'impressionismo non poteva superare mezz'ora, perché la luce poi cambiava, quindi non aveva più senso dipingere in quel momento. Potevano aspettare, per esempio iniziavano a dipingere alle 12, quando il sole è quasi perpendicolare in alcune aree geografiche, poi alle 4 la luce cambia e anche cambia la sostanza dell'oggetto dal punto di vista visuale. L'oggetto si presenta più forte perché viene meno violentato dalla luce, perché non c'è più una luce forte, ma è una luce che sta abbassandosi per il tramonto, quindi si allungano i raggi e l'oggetto prende maggior potenza, mentre invece nelle ore del mattino la luce, in questo caso durante il periodo impressionista, colpiva proprio violentemente la superficie dell'oggetto, e quindi l'oggetto in qualche maniera perdeva di forza nella sua sostanza di cosa. Quindi era questo un po' lo studio di come sotto dei determinati momenti del giorno, della luce del giorno, gli oggetti, la realtà si muoveva in qualche maniera. Questo interesse straordinario aveva un po' innamorato tutti gli artisti dell'epoca, più o meno, insomma. E anche a Manet in qualche maniera lo si vuole iniziare, lo si vuole accostare propriamente all'impressionismo, ma non è un impressionista, assolutamente. Il quadro che stiamo osservando ci porta ad essere vicini ai protagonisti che affiancano una donna nuda.
figura questa che ha determinato uno scandalo, un'opera emblematica della pittura moderna, sia per i contenuti, sia per la pittura come esecuzione che rappresenta una libertà dell'artista rispetto a quelle che sono le indicazioni della tradizione pittorica precedente. Manet è un ragazzo libero, dico ragazzo perché dipinge fin da giovane con una estrema ingenuità, con una estrema pulizia di animo, quindi non si preoccupa, non vuole fare scandalo e sarà ricordato molto spesso per il pittore dello scandalo. Lui, ma come anche noi oggi e come anche altri ieri, guardando questo quadro dal punto di vista così artistico, non c'è nessuno scandalo, assolutamente. Però voi dovete trasferire al tempo, no? Di Manet e capire che questo offendeva la borghesia francese. Cosa fa una donna nuda, ok? O due nonne nude vicino a due uomini ben vestiti, perché se noi guardiamo sono vestiti, ok? Perché lei è nuda. È un digiuné sull'erba, perché per digiunare sull'erba c'è bisogno che lei si spogli? Cioè, capisce dove nasce il concetto dello scandalo? Ma questo è un ragionamento che non faccio io. Io sto facendo la parte del diavolo. Io sto pensando quello che pensava il borghese francese. Ok? Quindi, in questo caso, noi vediamo un contrasto molto forte. Prima di tutto, la luce di lei è molto forte, questa luminosità di un corpo luminoso, che viene accentuato dal contrasto dei colori scuri di queste figure che hanno tutto l'aspetto di una classicità straordinaria, ok? Ma il costume è tipicamente francese dell'Ottocento. E allora, in un quadro dove alcuni caratteri che non sono quelli propriamente della natura, ma in questo caso dei personaggi, sono propriamente caratteri che ci danno un'idea del tempo e dello spazio, cioè di quale tempo e dello spazio? Dello spazio e del tempo di Manet. Perché c'era da scandalizzarsi tanto? Assolutamente. Eppure come concetto estetico che viene presentato scandalizza i ben pensanti del tempo. Allora vedete che l'arte va studiata, va capita, va letta, bisogna approfondirla. Non è sempre un discorso estetico come processo del pensiero estetico, ma è qualche cosa che a volte vuole, come in questo caso, recuperare né più né meno la storia. Andiamo a vedere. Quindi qualche cosa che rompe tecnicamente con quello che è stato il pensiero del passato, ma ne recupera l'iconografia. Il dipinto che vedete è appunto una colazione sull'erba, che ha avuto anche un altro titolo, cioè il bagno. Vedete che c'è questa figura che è come se stesse facendo il bagno. Dal punto di vista tecnico, io posso dirvi che c'è già una libertà anche di rappresentazione iconografica, dove le leggi della prospettiva e del rapporto proporzionale fra gli elementi distribuiti sulla superficie pittorica presentano alcune sproporzioni, quello che una volta si chiamava l'errore divino. Questa figura è troppo grande per essere così distante, no? Se io la porto vicino a loro diventa grandissimo. Questa donna è molto più grande di questa se la porto qua, perché a questa distanza dovrebbe vedersi più piccola. Quindi ha un peso specifico sulla percezione della geometria della composizione. Sto parlando dal punto di vista tecnico, dal punto di vista compositivo. Okay? Quindi presenta già una libertà. Quindi questo è proprio, ci spiega come Manet si mette libero, assolutamente libero davanti alla tela. Ok, è un dipinto appunto dello scandalo. Anche se ai nostri occhi, incomprensibilmente, questo scandalo non esiste. Fu dipinto dal pittore, appunto, da Manet,
un ragazzo di buona famiglia borghese del 1862. Lui nacque nel 1832, ma ne era un giovane di temperamento piuttosto fragile, timido, introverso. E di questi scandali per lui involontari, cioè non voluti, ma neanche certamente premeditati, no? E lui soffriva, gli capitavano spesso. Questa sua ingenuità molto spesso, questa sua mancanza di malizia e di attenzione a quello che era la critica, una critica molto, molto limitata, guardava le opere d'arte. Se noi vogliamo andare a vedere, questo è un periodo appunto dove in Europa c'è un senso del naturalismo, ok? E difatti alcuni letterati parigini come Zola erano legati a questa cultura del naturalismo e vedevano in Manet il punto di riferimento pittorico, cioè mentre la letteratura era Zola, dal punto di vista pittorico un altro rappresentante del naturalismo era Manet. E quindi non solamente naturalismo come condizione della natura, ma anche il naturalismo della libertà di potersi essere in qualche maniera naturale anche in un nudo che è messo a contrasto con un vestito. E quindi vedevano in Manet un punto di vista pittorico, lo stesso Baudelaire, lo stesso Mallarmé, questi grandi poeti legati alla visione più interiore, chiaramente, e meno direttamente in rapporto con la realtà, hanno lungamente sostenuto con i loro scritti questo naturalismo. Lettere e anche con indicazioni di comportamento al collega pittore, cioè in questo caso al Manet, che per quando spavaldo sembrava ai borghesi, cioè la gente pensava che lui era uno superbo, così non gliene fregava niente, lui dipingeva quel che voleva. No, lui era, dipingeva quel che voleva, ma lo faceva con un'ingenuità e una libertà libero dai pregiudizi, però veniva percepito in questa forma. Spavaldo sembrava ai borghesi ben pensanti della pittura, tanto era colpito dalle censure che le sue opere lo portavano, perché in qualche misura ogni volta che c'era un'esposizione d'arte universale, chiamavano tutti gli artisti, ok? Venivano invitati tutti questi artisti, le opere di Manet venivano praticamente escluse, assolutamente tolte. E a volte lui stesso non partecipava perché sapevano che lo escludevano, a priori. Quindi già non è più il quadro in sé, ma lui porta un segno, un marchio addosso per aver dipinto un quadro o alcuni quadri, che adesso vedremo anche più avanti, escono da quello che è il principio della tradizione pittorica e incominciano ad aprire una finestra su un mondo moderno, che non è moderno quando gli impressionisti, ma la sua modernità è una quotidianità presente, semplificata e in minimi termini, dove non ci sono artifici, dove non c'è scienza, ma c'è una realtà presentata, e anzi una realtà che viene in qualche maniera non dissacrata in quanto tale, ma gli viene tolta la santità che comunemente noi tendiamo a dare a una figura che viene sublimata in uno spazio bidimensionale come la pittura. Quindi lui stesso si sottraeva. Il primo episodio di censura viene proprio rispetto a questo dipinto, è pieno di indicazioni per noi, ma sia per chi come me dipinge, sia per altri come voi che dipingono, ma che sono anche interessati alla pittura. Ci sono una serie di condizioni che ci invitano anche a fare tanti riferimenti, non solamente pittorici, ma anche storici. Episodi di vita quotidiana, un momento del giorno, andiamo, oggi è domenica, il 4 luglio, dove andiamo? Qui negli Stati Uniti, andiamo tutti a fare festa perché è il Dia dell'Indipendenza, quindi chi va nei campi, chi va a passeggiare, è un momento di relax, ok? Questo è il senso del quadro, non ci deve scandalizzare se c'è una figura nuda o una signora che si sta bagnando, ok?
Quindi un episodio quotidiano che, come apparentemente sembra essere il dipinto in questione, con due amici, due donne, le donne fra l'altro seminude, mentre le figure maschili sono completamente vestite, quindi la presenza di una intenzionale, forse, provocazione nella scelta del soggetto. Lui è cosciente di quello che sta facendo, non è che non è incosciente, però non ci trova assolutamente niente di male, anche perché, come vi ho detto prima, c'è un riferimento storico a un maestro della storia dell'arte e lui non dimentica soprattutto la pittura veneta, che è la scuola di Tiziano, di Venezia, no? Quindi del Giorgione, eh? E allora lui, non dimenticando la grande lezione pittorica della scuola veneta, pur essendo un artista moderno, c'è questo richiamo, c'è questa ispirazione a questo grande maestro, adesso lo vedremo, quindi a qualcosa di simile del passato. Dobbiamo però pensare che nel momento in cui sceglie questo tema, Manet fa un omaggio alla storia, appunto, cioè al Giorgione. Perché questo non ci scandalizza? O non poteva non scandalizzare al tempo? È la stessa cosa, sono due figure vestite del tempo che intrattengono due figure femminili desnude. Adesso, noi potremmo anche fare delle speculazioni filosofiche, potremmo anche parlare di estetica. Se io dovessi dire cosa ti piace di più nella vita, beh, dico, non c'è più niente di più bello che una bella donna. E come la vuoi vedere? Nuda. Perché rappresenta la bellezza, l'essenza di come, quando vengo al mondo, quando io nasco, sono nato nudo. Michelangelo ha dipinto tutti quei nudi nella Cappella Sistina per affermare non la nudità dell'uomo come condizione di essere, ma è la nudità rappresentata che non porta via con sé niente, neanche la camicia, neanche i pantaloni, niente. Quindi quando noi moriamo andiamo in alto così come siamo venuti in basso, ma non portiamo né niente da sopra, anzi forse l'anima la portiamo da sopra e poi dobbiamo riportarla su un'altra volta. Ecco, questo è il simbolo. In un certo momento ci può essere anche un riferimento di concetto estetico, ma niente di volgare, perché la figura che vediamo noi in Manet è una figura che è semplicemente quasi sorpresa. Se noi la guardiamo è quasi disturbata, cioè stanno dialogando, a un certo punto lei si gira e si accorge che c'è un pittore che la dipinge. O ci siete voi che la state guardando? Bisogna vedere come ognuno di voi la sta guardando, perché probabilmente lei si sente anche osservata. Ora, dicevamo di Giorgione, questo grande maestro della pittura veneta, quindi il riferimento a quest'opera, che cambia naturalmente come iconografia. Quindi alla grande storia della pittura, soprattutto quella veneta, e in particolare un dipinto, che è questo che sta al Louvre, punto di riferimento per gli studi di Manet e dei pittori di questo momento. Tutti andavano al museo del Louvre, gli artisti, a conoscere, a vedere i grandi maestri, a studiarli, a dipingerli, a riproporli. Questo quadro della storia che vediamo è un concetto campestre attribuito a Giorgione, ma che è stato attribuito a Giorgione, ma che invece, come vi dicevo prima, è un'opera giovanile del Tiziano, in cui si vede per l'appunto una donna nuda ai suoi fianchi, due musici che la intrattengono in una situazione anche compositiva, ma molto simile a quella di Manet. Quindi, il riferimento alla storia della pittura, che non doveva scandalizzare, quantomeno per gli abiti contemporanei che vestono i personaggi, ecco, non doveva scandalizzare assolutamente nessuno. Fate caso che questi stanno dialogando, lei si è distratta perché noi si è accorta della nostra presenza, si è accorta della presenza dell'artista che la dipinge. Questi personaggi maschili, i quali agganciano la pittura alla cronaca del tempo, per come fanno, cioè sono elementi attraverso i vestiti, il bastone, giusto così, no? Il cappello, sono elementi di costume del tempo di Manet. E quindi ecco che
non è un'opera che viene universalizzata nel tempo e nello spazio, ma è un'opera che viene circoscritta a un tempo e a uno spazio specifico. Ok? E quindi non alla storia della pittura. Alla storia della pittura c'è solo il riferimento di richiamo, di ispirazione al Giorgione. Ma qualche critico, naturalmente, ha osservato che dalla parte di Manet lo scandalo, più che ancora nel soggetto, forse stava nell'esecuzione del dipinto, cioè di come lui ha dipinto il quadro, che infatti, come vedete, ha come una diretta forza di comunicazione che è legata a degli effetti romantici, non propriamente naturalistici. Alla accensione luminosistica del corpo nudo della donna, che è accentuato dal contrasto del chiaroscuro, ok, del corpo e dei vestiti, ma anche da questa natura morta, dal panneggio che noi vediamo. C'è un carattere romantico, è un'atmosfera anche romantica. Quindi una grande libertà di pittura negli oggetti sparsi sul territorio, e quindi in questi, vedete, questi oggetti, i vestiti, la cesta dove c'era il mangiare, i fiori, la frutta, ecco, questo è il déjeuner, no? Ok, quindi assumono un carattere insieme alla figura della donna molto romantico, quindi non c'è nessun erotismo, nessuna volgarità per la quale devo scandalizzarmi. Se voi ricordate, sempre antecedente, posteriormente a questo, noi vediamo la storia, la famosa storia di Gauguin, quando Gauguin andava a dipingere in questo suo grande paradiso, diciamo così, tra parentesi, primitivo, tornava spesso a Parigi e faceva delle grandi esposizioni di arte. Ecco, queste esposizioni di arte lui si metteva dentro fra la gente, ma cercava di ascoltare che cosa gli altri opinavano delle sue opere. E quando si è avvicinato a un suo quadro dove c'è una bellissima Venere, una figura di donna, ok, sente due persone, due tipiche persone della borghesia francese, che erano orrorizzate dal nudo di questa figura o da queste due figure che erano presenti. Lui si avvicina e queste erano scandalizzate, dice: oh, che orrore, che volgarità. E allora lui gli dice: scusi signora, ma dov'è questa volgarità? Dove la vede questa volgarità, questo orrore, questo scandalo? Dice: ma non vede questa donna negra? Che brutta, che volgare. Allora, com'è che non c'è nessun altro artista come Gauguin che ha dipinto in una maniera pulita l'essere umano? Gauguin si dirige alla donna e gli racconta, e gli dice semplicemente: vede, il problema, sa qual è? Che la volgarità lei ce l'ha qua e la proietta sul mio quadro, per cui non lo guardi. Okay? Cioè, questo è il punto. È come noi molte volte o proiettiamo noi stessi sul quadro, o se vogliamo capire il quadro dobbiamo lasciare che il quadro si avvicini a noi. Per poterlo capire dobbiamo essere aperti e lasciare che tutto ciò che nel quadro è rappresentato venga e ci racconta di sé. Questo per dirvi un po' il discorso sulla questione della figura femminile. Quindi una grande libertà di pittura, che erano questi oggetti sparsi nel terreno, è già qualche cosa, anche questo, se volete, dal punto di vista figurativo, è un'innovazione quasi radicale, perché non si faceva. Non si poteva dipingere una cesta buttata così. Pensate, chiaro, ogni epoca ha i suoi motivi. E se noi pensiamo alla cesta di Caravaggio, non è una cesta con la frutta, è un monumento di santità, è qualcosa di monumentale. Eppure andiamo a vederlo, è una cesta con della frutta.
ma sentiamo qualche cosa di sacro dentro nell'osservare quell'opera che tu non la puoi muovere, né avanti né indietro, né togliere né mettere, né assolutamente niente, dove l'equilibrio è perfezione. Quindi questa perfezione ci fa stare anche distanti dall'opera. Oggi in una modernità nuova non ci interessa più quel tipo di sacralità perché non ha più ragione di essere in quanto è un tempo nuovo, sono passati 250-300 anni. E allora non ha più la stessa importanza, ma è quasi in un concetto del naturalismo in quanto tale, come condizione della libertà, anche se il cesto è caduto ed è caduta la frutta, non ci sono problemi, è naturale che la frutta possa stare in mezzo all'erba. Capite come cambia la visione? E allora ecco che questo è già rivoluzionario, radicale come rappresentazione pittorica. Mi capite? E questa è la diversità di visione. E quindi qualche cosa di radicale, un'esecuzione non rifinita, non accademica, che contraddicevano quelle che erano le indicazioni della scuola pittorica, appunto a cui Manet apparteneva, cioè praticamente alla sua forma di come era cresciuta. Se noi pensiamo che lui era stato allievo di Couturot, un pittore di costumi, di soggetti romani, quindi molto accademico, molto rifinito, un estremo erede, diremo seguace, della pittura di David, no? Del neoclassicismo, di Canova, guardate tutti particolari, tutto un ordine, tutto così severo, le colonne, questo neoclassico, un classico che si ripropone, no? Anche drammatico se volete, quindi questo senso della pittura che è come una pittura marmorea, vedete, rigida, severa, che è anche poetica nella statuaria, viene rappresentata molto spesso nella pittura, dipinge le statue. Contraddetto da una esecuzione invece così libera, così franca, così veloce, che è propriamente quella che noi assistiamo con Manet. Okay. Quindi questo avviene perché se da un lato l'ispirazione storica di Manet è la pittura veneziana, da un altro lato non si può considerare nessun pittore di questo tempo più adesivo, più affine, più innamorato della grande pittura spagnola, cioè Manet. Allora Manet ama i Veneti, la scuola veneta, ma anche la pittura spagnola. E che cosa abbiamo alle spalle? L'altro giorno qui, mi sembra, abbiamo parlato di Goya, no? E abbiamo parlato di Velázquez, il grande maestro, no? Che rappresenta e che apre tutto questo discorso con quest'opera straordinaria. Quindi un artista che ama l'arte spagnola e in particolare innamorato naturalmente anche lui di Velázquez. Si può dire che Velázquez è il pittore più libero che sia mai uscito nella tradizione seicentesca. Era un modello anche lui per Manet e che per lo stesso Manet, nelle sue interpretazioni che ci consentono di capire fino a che punto sia moderno e libero il grande pittore spagnolo. Difatti, quando parte per Madrid in una visita al Museo del Prado, il nostro Manet scrive ad un suo compagno, amico pittore, Lutor, e parla dei pittori che va visitando. Parla di Goya, che è il pittore che più spesso viene affiancato ai soggetti femminili di Manet, e rappresenta tutta la sua ammirazione e commozione per le opere di Velázquez. Si commuove, piange. Scrive: il pezzo più sorprendente di questo museo è forse anche il pezzo più sorprendente di tutta la pittura che sia mai stata fatta. In questo senso corrispondente al giudizio che anche noi oggi abbiamo di Velázquez. È il quadro indicato nel catalogo come il ritratto di un attore celebre. È al tempo di Filippo IV, questo. Già lo conosciamo, molti di noi già lo conoscono. Lo sfondo scompare completamente. È un effetto che vedremo anche nel Pifferaio di Manet. Al contrario, però, è chiaro,
L'uomo vestito di nero, invece, è vivo e circondato di aria. La Meninas, questo straordinario quadro, un pezzo unico, i filosofi e nani, soprattutto uno seduto frontale con i pugni sulle anche. Una pittura di elezione per un vero conoscitore. Ed ecco che mentre dichiara questa adesione all'opera di Velázquez, Manet la manifesta anche nella sua pittura, con un'esecuzione che ha la stessa libertà e la superficie dell'Olimpia. La stessa estrema facilità di pittura che abbiamo visto nell'opera di Velázquez, soprattutto in quel ammirabile dipinto di Libero soggetto, la Venus allo specchio, in questo caso di Velázquez. Okay? C'è una certa libertà di rappresentazione. Noi abbiamo già parlato di queste opere, abbiamo già commentato questo tipo di carattere propriamente libero, dove questa si presenta come una Venus, ma non è una Venus, perché gli manca quella sacralità della Venus, facevamo rapporto con Botticelli, no? Quindi una libertà del quotidiano di rappresentare una figura femminile che non gli interessa assolutamente niente di noi, che non mostra le sue bellezze in quanto tale, ci volta addirittura le spalle, anzi neanche si accorge di noi. Che è il tema appunto di Venere, ed appunto che la Venere allo specchio, infatti più che al dipinto della Maya vestita o desnuda del Goya, dei quali sono il riferimento esterno per questo capolavoro fatto molto vicino nel tempo alla digiunè sull'erba, alla colazione sull'erba, dipinto nel 1862-63, questa è l'Olimpia, una modella che aveva posato anche per il dipinto precedente, nel quale noi ci accorgiamo di qualche cosa che è talmente classico, talmente assoluto, da non riuscire quasi a capire il motivo che ha determinato al momento della sua esposizione pubblica un altro scandalo. Perché? Che cos'ha che non va bene questo quadro? Che cosa aveva che non andava bene il quadro in un ambiente al limite, volendo fare proprio la parte del diavolo, dico che in un ambiente così naturalistico, al fuori, all'aperto, con due uomini, una donna nuda, non ci stava bene, faceva contrasto, no. Però facciamo finta che quello poi, in rapporto a questo, ma questo è più normale che sia qui, nella sua stanza, no? Quindi perché dovrebbe far scandalo anche questa figura? Andiamo a vedere perché. Perché probabilmente suscita anche questo tipo di sensazione. Questo scandalo nasceva dal fatto che la Venere, o il modello che ispira qui Manet, e che era addirittura ribaltata nel dipinto di Velázquez, quella che abbiamo visto prima, l'Odalisca, si presenta ai nostri occhi con una faccia da cameriera, e cioè con un volto assolutamente anonimo, con un'espressione priva di senso, di energia mitica, o comunque senza nessuna spiritualità. Allora, se io la presento come una Venus, succede quello che succede. Può scandalizzare perché Venus non è, perché non ha questa spiritualità, non ha questa condizione di sacralità che dovrebbe avere una Venus, dove i connotati della realtà, del corpo e della bellezza sono addirittura portati agli estremi, come abbiamo più volte ripetuto in Botticelli nel 400 italiano. Qui invece c'è una realtà quotidiana che viene ripresa così com'è, riproposta come tale. E quindi intesa come una Venus, o proposta come una Venus, non dà l'idea di una Venus, ma di una bella donna nella sua camera da letto, sul letto. In qualche misura la tradizione della Venere tizianesca, ecco che c'è il riferimento a Tiziano. Noi conosciamo tutte le odalische di Tiziano, hanno tutte un contesto propriamente inavvicinabile, una spiritualizzazione, qualche cosa che supera
la fisicità e ci dà un'aurea di bellezza assoluta, ma che assume carattere sacrale. Mentre invece qui Manet, come sempre, in termini naturalistici, esprime la realtà, la quotidianità. In qualche misura la tradizione della Venere tizianesca avevano sospinto nella visione che quella novità avesse un significato anche simbolico, cioè che fosse una nudità in qualche modo spirituale, mentre Manet, in questo, dove il corpo si manifesta nella sua pigrizia, mentre le pantofole sospese nel vuoto, la mano che copre il pube e soprattutto questo volto che ci guarda con l'aria di una donna di cattivi costumi, in qualche misura senza idealismo. La pittura segue questo corpo in un contorno che è delimitato in maniera molto netta. Le forme poi si prolunga nello straordinario panneggio che vediamo sotto dei cuscini per evidenziare il contrasto di questa bellezza moderna, però non è Venere, con un punto di riferimento del mondo pittorico precedente. C'è un omaggio a Paolo Veronese, sì, è vero, che molto spesso accostava la bellezza femminile, cioè la bellezza di una giovane, di un corpo giovane, alle figure di donne vecchie, quindi l'espressione di un volto segnato metteva in evidenza la bellezza di un volto giovane. Cioè il contrasto che noi vedevamo prima sulle Digiunese di Lerme fra un nudo e un vestito, adesso qui lo vediamo fra l'avvicinamento di una figura più o meno giovane, che comunque ai tante, comunque una figura vigorosa, al lato di una figura che vive la fase decadente. Qui il contrasto è con la servente, appunto, con la cameriera, in cui volto scuro, confuso, con il colore che fonde determina ancora una maggiore limpidezza della carne della ragazza. E nel lenzuolo del letto su cui riposa l'Olimpia è anche il contrasto continua con il riferimento alla natura morte, che abbiamo già visto nella collezione sull'erba, nel bellissimo mazzo di fiori che viene portato come omaggio a questa divinità borghese. Ecco, diciamo che è lo stesso quadro, se andiamo a vedere, ci sono gli elementi della naturalità, ci sono i contrasti dell'oscuro, è il bianco e la luce di questo corpo di una donna semplice, di una donna nuda, che è lì sul suo letto, mentre la cameriera gli sta consegnando un mazzo di fiori che gli avrà mandato il suo fidanzato. Quello che noi vediamo è il contrasto anche di una condizione sociale, no? Voi sapete che in questo periodo il colonialismo francese importava i negri come schiavi. Insistiamo nel dire che ci sembra incredibile di fronte a un quadro di questa assoluta armonia, di questi specifici riferimenti della pittura e delle esecuzioni pittoriche a Velázquez e a Goya, o nell'assunto, diciamo, tematico a Tiziano e alla tradizione veneta. Sono due gli elementi che sono importanti nella pittura di questo artista, che ci è stato dato come motivo di scandalo o di reazioni così forti al punto tale di considerare la mente di Manet come tutta protesa a scandalizzare i borghesi attraverso i soggetti che annullano il significato mitologico della Venere. Ecco, praticamente quello che accade, e questo è vero, toglie il senso mitologico della Venere. Venere come condizione della bellezza proposta in un assoluto diventa una bellissima donna, però una donna del quotidiano, non è una dios, non è una dea. Quindi questo sì, è un processo di annullamento. Però non è il caso di scandalizzare.
Certo, di fronte a un'opera come questa, noi capiamo quanto poco Manet avesse da spartire con gli impressionisti, come in fondo il suo rapporto con la natura del dipinto avesse mantenuto un'aura mitologica e come questo interno rimandasse a una tradizione pittorica come quella spagnola, senza il gusto del plein air, tipico dei francesi, con una pittura libera, aperta, con il senso delle ombre colorate dei pittori impressionisti. Ecco, noi troviamo chiaramente un'influenza sempre di quello che è la pittura dominante del tempo, c'è il tema della luce, vedete come è rappresentato, abbiamo dei focolai, abbiamo quasi un cammino, no? Diagonale che si muove, no? E allo stesso tempo poi fa un discorso di profondità, che questo è molto classico, cioè abbiamo un ultimo piano, un secondo e un primo piano, cioè ecco, questo è ancora un concetto classico che dispone la costruzione della composizione propriamente da un punto di vista classico. Ecco, esiste ancora questo tema molto forte anche nella rappresentazione. La pennellata è più libera, è più sciolta, è più, e viene anche a mancare quel discorso della sacralità, diciamo così, della Venere o del corpo, della bellezza in quanto tale, ma rappresentato sotto l'aspetto di Venere. Quello che di impressionista invece c'è nella sua pittura lo si vede in alcuni dettagli come la veste della serviente, come in alcuni particolari del lenzuolo. Ecco, questa è una pittura un po' liquida, vedete, è una pittura a pennellate tipica impressionista. Cioè, in questa pittura assolutamente liquida, in questa pittura appunto come quella che può anche essere riferita a Velázquez, una pittura quasi trasparente, alitata, leggera e assolutamente spontanea, che fanno di Manet, no, l'ultimo grande pittore della tradizione occidentale, nel senso dell'esecuzione libera, di questa libertà, però totalmente volta alla ricerca della bellezza. Subito prima di questa frattura che costituisce la cattiva pittura di Van Gogh. Attenzione, la cattiva pittura di Van Gogh. Qui noi stiamo ancora cercando l'idea del bello. Lui la sta cercando nella realtà, nel quotidiano, in ciò che ogni giorno accade, nelle cose semplici, naturalistiche della vita. E questo in un certo qual senso dissacra, perché in qualche modo chiama in causa anche la storia. E cerca ancora la bellezza. Però la pittura di Van Gogh è qualche altra cosa. Questo è l'ultimo degli artisti che opera in questo senso. Dopodiché incontriamo un artista come Van Gogh che non gli interessa più vedere la bellezza, ma gli interessa sentirla. E per sentirla ho bisogno di energia, di forza, di capacità straordinaria, di un sentimento così intenso, forte come intensa è la pennellata. Lui scolpisce le tele, non le dipinge. Per questo dico pittura brutta, perché non perché è brutta, ma perché non cerca più quello che stava cercando in questo caso Manet. Una pittura, quella di Van Gogh, che è posteriore, volutamente buttata contro chi guarda, che cerca di cogliere qualche cosa che va al di là, che è nel profondo, e non di allietare lo sguardo, di far contento gli occhi. Con una delicatissima esecuzione, ecco, un'ultima pittura nel senso della nostra tradizione, quindi prima del moderno, quella di Manet. Vedete che ancora cerca una bellezza semplice, naturale. Attenzione, ho fatto l'esempio di Gauguin, amico di Van Gogh. È qualche cosa che entra in una condizione naturalistica. La pittura di Manet chiude
una storia senza aprirne un'altra. Non si può, nell'opera di Manet, individuare con esattezza quei punti di partenza del moderno che invece si ravvisano nell'opera di Van Gogh. Chiaro, è completamente un rovesciamento assoluto. E lì noi possiamo trovare le differenze sia dall'inizio del periodo di Van Gogh, perché lui non sapeva né dipingere né disegnare. Ha iniziato a 30 anni a disegnare. Immaginate un po' che cosa non ha creato in questi pochi anni, perché ce l'aveva tutto dentro. E d'altra parte, se noi consideriamo l'opera successiva degli anni 70 di Monet, pittore, viene ad eseguire sempre con questa assoluta libertà di tocco, ci ritorna alla mente quel riferimento, quel dipinto di Velázquez, con l'attore circondato e in qualche modo proiettato nel nero, che lui riproduce in perfetto stile spagnolo. In questo pifferaio noi lo possiamo ritrovare in questo, un ragazzo che è vestito da militare e cui fondo indistinto non si capisce, è quasi sospeso nell'aria, è circondato completamente dall'aria. Questo fondo così indistinto serve sia a spingerlo verso di noi, sia ad attrarlo lontano da noi, cioè verso l'interno della tela. Cioè un'assoluta non definizione dello spazio, cioè qui non ci dà una condizione naturalistica. Quello che gli interessa è la rappresentazione del personaggio sospeso in uno spazio e in un tempo che noi non possiamo ricondurre a nessuna epoca, perché comunemente tutte le opere, tutto ciò che noi vediamo è riconducibile a un tempo e uno spazio specifico se riusciamo a studiarlo. Qui c'è una sospensione del tempo dove invece la rappresentazione principale può essere determinante e dirmi che tempo è. Ma lo spazio che lo contiene, cioè lo spazio negativo, lo spazio contenente, non mi dice assolutamente niente. Quindi una non definizione dello spazio che dà un rilievo plastico al pifferaio, ed è questa la funzione, per questo non realizza uno spazio contenente, perché così questa figura si impone e si sottrae allo stesso tempo, in una maniera assoluta, ed insieme sembra farlo in due posizioni distinte, una che è quella della nostra stessa, cioè come se lui venisse verso di noi, l'altra è quella del fondo che invece lo attrae verso la pittura. Come vedete, la linea di contorno è molto netta e qui il riferimento è alla scuola toscana. È sempre seguire la banda nera dei pantaloni per poi annullarsi al corpetto che ha un contorno tutto definito nel colore, nell'orecchio, nella struttura pittorica dell'incarnato delle mani. C'è quell'assoluta libertà, quel rilievo materico, morbido e vivo che abbiamo visto in Marte, il riposo di Velázquez, se ve lo ricordate, la figura del dio Marte, no? Oramai invecchiato, decadente, ecco la stessa cosa. Il punto di riferimento, che per Manet è sempre costante, è divenuto un esempio che lui non fa altro che adeguare alle scene di vita moderna, di costume contemporaneo. Questo è il punto di riferimento. Manet è un grande pittore della tradizione che dipinge la vita contemporanea e fa scandalo dipingendo la vita di una Venere che diventa una cameriera, quindi un pifferaio, un piccolo pifferaio dell'esercito, quindi il gruppo che sta in un bosco, un episodio assolutamente banale che si riflette nella tradizione pittorica, però non vuole rinunciare alla contemporaneità. Modernità e passato sono presenti, vengono riproposti allo stesso tempo. La struttura del disegno dell'idea del passato ribaltata nel presente in una condizione dove il pensiero è diverso crea un cortocircuito nell'osservatore dell'Ottocento. Allora, noi dobbiamo fare un discorso di fronte a questo cortocircuito.
abbiamo, per certi aspetti, non propriamente per il caso, ma usiamo il caso per poter dire una cosa importante, che il tempo di oggi a tutti quanti noi chiede, domanda, una grande conoscenza su tutte le cose, o quantomeno una grande elasticità mentale per poter capire circostanze diverse e accadimenti diversi che a volte istintivamente neghiamo con una determinata assolutezza, mentre se ci riflettiamo sopra, aprendo la mente, ecco, noi riusciamo a capire anche quello che in questo caso crea un cortocircuito, un elemento del passato ripresentato in un tempo diverso, ok? Crea un cortocircuito perché gli altri non sanno capire, il popolo non sa capire la connessione di questa rappresentazione. E allora cosa vogliamo? Una cultura di elite? O vogliamo che tutti siano colti? Abbiamo il dovere morale che tutti dobbiamo essere più o meno colti. Dobbiamo sapere, dobbiamo conoscere, perché noi tutti siamo chiamati a giudicare, tutti siamo chiamati a partecipare alla costruzione della società moderna. Se io non conosco, o la maggior parte del popolo non conosce, saranno in pochi a sapere e saranno quelli che si salvano. Mentre noi restiamo schiacciati, perché il nostro tempo è così complesso che ci chiama al sapere, o quantomeno avere questa elasticità mentale che ci permette la comprensione di fronte anche a cose che non conosciamo, ma attraverso dell'analisi immediatamente capire la cosa. Un simile atteggiamento lo ritroviamo in un altro capolavoro che rappresenta l'episodio forse più classico che ha avuto minori polemiche in merito all'opera di Manet, messo in scena, e cioè in questo balcone. Questo è simpatico, è interessante questo tema. Un dipinto particolarmente fortunato che ha determinato in tempi molto recenti, negli anni 50, una coppia surreale del Magritte. Noi abbiamo parlato di tempo, abbiamo parlato di spazio, abbiamo parlato che questa condizione, attraverso la visione, il tipo di balcone fatto in un determinato modo, il disegno, la struttura, il vestito, il costume, il taglio della finestra, ci parla di un tempo che possiamo dire esattamente l'anno o gli anni in cui andavano di moda queste cose. Quindi ecco che la pittura diventa testimone di un pensiero. Ma in questo caso, ok, il riferimento che voglio fare è propriamente perché del tempo. Perché negli anni 50, ok, negli anni 50, una copia surreale di Magritte, ok, il quale trasferisce, torna indietro, trasferisce questi personaggi, che stanno qui al balcone in altrettanto bare, a rappresentare come una copia realistica. Attenzione, vedete il concetto di realtà come cambia, ma è anche giustificato, è spiegato matematicamente, non si può dirgli di no. Per Magritte il concetto di una copia realistica non possa non tener conto del tempo. La realtà viene modificata dal tempo, sì o no? Come facciamo a dire che un'opera è antica? Perché è dell'epoca greca? Che è un elemento archeologico? Perché il tempo lo ha intervenuto, lo ha corrotto, lo ha consumato. Bene, lui fa la stessa cosa con i personaggi di Manet. E quindi quello che qui è indicato nel 1860, a distanza di 60-70 anni, lui lo vuole ripetere, però deve essere riprodotto non copiando i personaggi,
così come appaiono nel quadro di Manet, ma dando loro una situazione attuale, cioè sono morti. Capite? È ironico, però è vero. È interessantissimo questo processo. E quindi come il tempo sia presente. Interessante l'opera dell'artista, come è elaborato. Non è se è fatto bene o è fatto male. E cioè rappresentandoli come cadaveri che non ci sono più. E quindi esponendo al balcone le loro bare. Qui si mostra il senso di un realismo ironico ma vero. Questo singolare dipinto è in qualche modo la testimonianza della fortuna di un'opera come questa, dell'importanza che ha avuto e stimolando la riflessione di alcuni artisti contemporanei, pur collegandosi in maniera esplicita a un dipinto del Goya. Che rappresenta anche qui un balcone, vedete? Okay? Anche lì Manet si ispira, vedete che in qualche maniera lui si ispira ai suoi maestri, a queste due fonti di energia. Alcune figure al balcone, naturalmente con un'esecuzione forse più trasparente, più ancora di quella di Manet, che qui ha tentato di mettere in evidenza qualcosa che è una costruzione assolutamente classica, l'impostazione è molto più classica di quella del Goya. Quella determina, determinata dalle persiane aperte e dalla ringhiera del balcone su cui si affacciano i personaggi, determinando il chiarore, il biancore che abbiamo visto nell'incarnato delle lenzuole dell'Olimpià, senza trascurare però l'estrema leggerezza del tocco, della pennellata, che fa cadere il bianco. Sul bianco, vedete, c'è la trasparenza delle vesti della figura. Vedete, questo è un velo, non è un vestito pesante, quindi ci dà anche l'idea del tipo di tessuto, chissà, è chiffon, è un vestito molto leggero, quindi non è una pittura così alla larga, dipinge quasi il tessuto, quindi questa trasparenza della figura, che presenta questa donna che è un'artista anche lei, Berthe Morisot, una pittrice molto legata a Manet, e evidenziando con un fondo più scuro, quasi grigio, su cui il pittore ritorna con delle pennellate più bianche. Ecco, questo grigio che dopo viene ripreso con delle pennellate per creare un effetto di velo. Questo episodio assolutamente insignificante, come per esempio vedevamo nel quadro di Velázquez, La Meninas, okay? In cui vediamo il pittore che faceva il quadro, cioè la parte che tecnicamente non si sarebbe dovuta vedere, qui vediamo un gruppo di figure al balcone che guardano e sono guardate. Un episodio probabilmente dove c'è una sfilata, una parata, in cui stanno assistendo a qualche cosa, insomma. È evidente nella concentrazione del volto della donna, cioè di Morisot, che dal basso noi stiamo guardando. Dunque, mentre queste guardano questo episodio, cioè quello che sta accadendo giù nella strada, dobbiamo riconoscere che non c'è storia. Quello che è riuscito a cancellare definitivamente dall'opera, dalla pittura, Manet. In un certo qual modo, pur rifacendosi e ispirandosi alla storia, ecco che lui la ripropone in un contesto contemporaneo del quotidiano e toglie a questo misticismo storico che noi in qualche maniera non possiamo evitare di portare nella nostra concezione delle idee, toglie propriamente questa storicità, questa mistica e ne fa un'opera moderna. Questa modernità va tenuta in considerazione e proprio l'assoluta mancanza di interesse con il soggetto, cioè quello che conta è l'esistenza pura di questi personaggi, che hanno
un loro problema che attraversa il volto, che gli vela lo sguardo, vedete che è uno sguardo anche abbastanza concentrato, che gli crea inquietudine, sofferenza, ma che non hanno forse neppure legami fra di loro. In particolare rilevanza, e soprattutto non rappresentano assolutamente niente che se stessi. Cioè la quotidianità diventa il punto di riferimento assoluto, sostituisce completamente il soggetto storico, mitologico e religioso e crea una religione della pittura. Ecco quello che fa Manet. In questa assoluta bellezza, in questa bellezza del tocco pittorico che esprime armonia, indipendentemente dal soggetto stesso. In questo senso Manet, con il balcone e tutta la sua produzione pittorica, ha dimostrato una fede assoluta nella pittura come una verità per se stessa. Cioè, la verità per me è pittura e attraverso la pittura la riconfermo. Però la ricollega alla grande tradizione di Velázquez e allo stesso tempo mettendo in evidenza come l'impressionismo, attenzione, poteva o potesse anche essere l'impressione di una condizione spirituale e non soltanto l'impressione di una condizione propriamente fisica, cioè dell'esterno, della luce con la realtà delle cose, quindi un'emozione di un paesaggio o di una situazione all'aperto. Quello che conta per Manet è esattamente capire che c'è qualche cosa che impressiona la parte interiore, intima di noi altri. E lo fa attraverso una fedeltà del quotidiano, della pittura, come una verità assoluta, e mette in evidenza come l'impressionismo potesse essere appunto l'impressione di una condizione dello spirito, non solo della fisicità delle cose, ma affermare che esiste molto di più che può impressionare il nostro interiore, cioè non solamente l'aspetto scientifico. Ecco perché può essere avvicinato agli impressionisti, ma non è un impressionista. Assolutamente, perché il suo impressionismo non è reale, scientifico, non nasce da Newton. Il suo impressionismo è più un aspetto del naturalismo e di come la natura umana ha creato l'uomo, non solamente dal punto di vista esterno, che se vogliamo è anche banale, se lo vogliamo guardare così, ma oltre a questa esteriorità abbiamo un naturalismo interiore del sentire che precede poi quello che sarà il discorso di Van Gogh. Ho finito. Questa rottura lo fa moderno, toglie questa sacralità, fra parentesi, a quello che è il mito della rappresentazione storica, la ripropone in una forma contemporanea, e questo già dice: ma cosa fai? Rovini l'opera del Giorgione? No, è una visione nuova. Interpreto la storia, la ripresento, perché il tempo è un altro. E oggi, pur rispettando la storia alla quale io mi ispiro, la ripropongo sotto un naturalismo che in questo momento domina la cultura del tempo.